noi ragazzi gli alberi sono il simbolo della vita, con tutte le sue fatiche per sopravvivere, ma anche con le gioie dei frutti che può donarci. Come sarebbe un paese senza alberi? Come una tavolozza senza colori, o come il mare senza pesci, o come il cielo di notte senza le stelle, o come un canto senza la melodia. Così, in occasione della festa degli alberi, abbiamo deciso di fermare nei vostri ricordi le immagini di alcuni alberi che raccontano la storia del nostro territorio. Una storia che è cominciata con i nostri nonni e che continua oggi con noi e porterà con sé nel suo futuro un pezzetto di vita di ciascuno di noi, raccontato sommessamente nel fruscio delle foglie cullate dal vento. Buongiorno, mi chiamo Brunetti Edoardo e faccio parte del CCR di Guagnano. Qua siamo con Enzo che ci parlerà un po' la storia di questi alberi. Sono Enzo Rubino, allora vi presento questo albero d'abete bellissimo che l'ho piantato in un'occasione di un Natale nel 2002 di Via Duca d'Aosta, della scuola di Via Duca d'Aosta. E l'abbiamo piantato in occasione con i bambini di prima e... e lo sto vedendo crescere in tanti anni che sono passati, già penso 18 anni, 20 anni, ed è una cosa magnifica perché ogni tanto andiamo a vederli pure con i bambini attualmente quando facciamo scuola. Ma che cosa ti piace di questo albero, degli alberi? Intanto mi piace l'albero e sono orgogliosissimo perché l'ho piantato io e lo vedo ogni giorno, perché io ogni mattina vengo a scuola e me lo guardo, perché è una soddisfazione pure per me e per la scuola, perché l'albero significa lo stesso che stai crescendo pure come i bambini, no? Che io sto a scuola, vedo crescere tanti anni di bambini dalla prima finché la quinta finiscono tutta la cosa degli anni, e lo stesso è l'albero. Per me è un ricordo bellissimo l'albero che mi emoziona ogni volta che lo vedo, perché l'ho piantato io ed è una grandissima soddisfazione, e spero che quest'albero manterrà pure in occasione quando io non ci sarò più qua nella scuola, e penso che dura ed è una cosa, penso, magnifica, perché a me mi piace tantissimo. Io l'ho curato come i bambini che ricuro a scuola. L'albero per me è una cosa magnifica. Grazie Enzo per la tua collaborazione. Grazie. Buongiorno, sono Caterina Pinto del CCR di Guagnano. Oggi intervisteremo il signor Salvatore Bianco. Signor Salvatore Bianco, oggi ci parlerà della storia di questi alberi. Niente, ripeto, questo è... sono degli alberi di Lecci, secondo me piantati 35 anni fa. E io i miei ricordi che ho di questi alberi, non posso assolutamente dire niente, perché quando io facevo la prima elementare a queste scuole questi alberi non erano ancora piantati. Comunque questo è il Quercus vilicis, cioè appartiene alla razza delle querce. Querce che noi nella nostra macchia mediterranea abbiamo quattro tipi di querce: il leccio comune, che è questo che vedete, quercia sughera, quercia roverella, e praticamente tutti quanti il loro frutto danno la ghianda. Ghianda che sono di diverse specie per ogni tipo di albero. La ghianda stesso sarebbe il seme per cui può riprodurre le nuove piante. Grazie per la sua collaborazione.
sono Ludovico Leone e faccio parte del CCR di Guagnano, il cui presente signor Scuppola ci parlerà un po' dei simboli del nostro territorio, l'ulivo. L'ulivo fa parte della nostra tradizione, radicato in ognuno di noi. Vi sono piante ultrasecolari che sono sul nostro territorio, prevalentemente di Cellina di Nardò, che è la nostra qualità tipica. Sono le qualità che al momento sono in via di pericolo, perché questa malattia che sta infestando che sta colpendo gli alberi di olivo, che va sotto il nome di Xylella, attualmente sta mutando l'aspetto del territorio salentino, e a breve, nei prossimi anni, la situazione certamente peggiorerà e avremo un deserto intorno a noi. Anche se vi è da dire che alcune qualità, quelle impiantate in un secondo momento, tipo la leccino, sembrano essere più resistenti. E questo però non toglie che le nostre origini in parte verranno a scomparire. E purtroppo contro la natura non si può lottare, e quindi dobbiamo prendere atto di quello che a breve accadrà, come il nostro territorio cambierà e cosa riusciranno i nostri politici, in che modo potranno aiutare noi e in futuro i nostri figli a ricostruire questo patrimonio immenso che sta scomparendo. Io, come molti agricoltori, siamo estremamente legati alla pianta di olivo, e dimostrazione ne è il fatto che quando una pianta viene tagliata è proprio una sofferenza, e tutti i nostri agricoltori stanno combattendo, e anche se non si cavascinano del fatto che è una battaglia persa. E tagliare un albero di olivo per un figlio è come perdere parte del padre, perché in quella pianta, nel sacrificio di impostazione di quella pianta, ci sono tanti sacrifici, tante generazioni, tanti modi di vita, un mondo che oggi non c'è e che sta scomparendo, del quale però dobbiamo, come dire, cercare di salvarne una parte. È questo che io per i miei figli cerco di propormi. Grazie per la sua disponibilità. No, grazie a voi. C'era una volta un albero che amava un bambino. Ogni giorno il bambino arrivava e raccoglieva le sue foglie, che trecciava in corone per giocare al re della foresta. Si arrampicava sul tronco, si dondolava sui rami e mangiava le mele. Insieme giocavano a nascondino e quando il bambino era stanco si addormentava sotto la sua ombra. E l'albero era felice. Ma il tempo passò e il bambino crebbe e l'albero si sentiva sempre più solo, perché il bambino non aveva tempo per andarlo a trovare. Poi un giorno il ragazzo tornò e prese le sue mele per vederle, i suoi rami per costruirsi una casa, il suo tronco per costruire una barca, i suoi rami per bruciarli nel cammino e riscaldarsi. E l'albero era felice. Passò molto tempo e il ragazzo, ormai vecchio, tornò. Non ho più mele, non ho più rami, non ho più il tronco, non ho più niente da offrirti, mi dispiace, disse l'albero. Non ho bisogno di molto ora, solo di un posto tranquillo per riposare. Sono molto stanco, sospirò il vecchio. Vieni e siediti, un vecchio ceppo è perfetto per riposare, rispose l'albero. E il vecchio si sedette e l'albero fu felice, tanché noi dovremmo essere come quell'albero, essere felici di dare senza prendere nulla in cambio e dare per la gioia di amare incondizionatamente. Thank you.
alberi non vogliono il loro nome scritto nel cielo. Non vogliono cantare poesie d'amore. Non amano illuminarsi nelle notti buie. Non trattengono per sé i frutti e neppure le foglie. Si fanno accarezzare dal vento, riscaldare dal sole, dissetare dalla pioggia, vestire dalla primavera. Vivono guardandosi intorno in silenzio, e in questo silenzio è il loro gran parlare. Agli uomini, alla terra, di uguaglianza, di pace e non di guerra.